Prego. Grazie. Una domanda, perché mi ha messo un po' in crisi l'ultima affermazione. Bello. Siccome io sono molto limitata nella comprensione, nella fede, nella cultura, eccetera, eccetera, mi dica se ho capito bene. Non bastano i biblisti, No. ci vogliono anche i mistici. Sì. Ma se lei alla casa dello studente ha detto prima Gesù Cristo, dopo la rivelazione e solo dopo mistici, santi, visioni, Sì, apparizioni, eccetera. quella è Allora, una gerarchia, tesoro, ma io non mi ero un'esclusione. sbarazzata di questi ultimi, stavo tanto E bene. lei fa. Va bene. Ieri. Posso vivere con questi mistici? Ieri ha sentito il Papa in aereo. No. Ma so che è andato a Fatima. No, 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 ascolti il vecchio. No, Tornando indietro, i giornalisti lo hanno provocato, classico. E lui ha detto, naturalmente con un pessimo italiano, dice le informative, come se tutti quanti sapessero cosa sono le informative. È un termine tecnico che viene adoperato in Vaticano per dire: la commissione che ha studiato il problema ha dato questa risposta. Quella risposta si chiama informativa. Perché? Perché poi il Papa prenderà le decisioni. Nessuna commissione prende decisioni. Commissione studia il problema, arriva a delle conclusioni, le passa al Papa che si arrangi. Queste conclusioni sono le informative. E lui ha detto, perché lo ha ovviamente provocato su Medjugorje, e lui ha detto quello che vi ho detto sempre io, cioè che le primitive esperienze possono essere anche vere, si vedrà. Certamente, dice, quelle di adesso no, perché la Madonna è madre, non una che spedisce telegrammi, proprio ad operato questa espressione. Quando io ero teologo qui in seminario e dovevo prepararmi al sacerdozio, sono stato obbligato, perché faceva parte del curriculum, a studiare la mistica. E mi è andata anche bene perché mi è andato 30 all'esame. Perché dico, la scettica la raggiungo io, ma la mistica è un dono di Dio. Io posso capire come Dio tratti alcune persone, certamente non me fino ad oggi. Stanotte magari ho una visione, ma fino adesso niente. Allora dico, cosa vuoi che vada a interessarmi di cose che non dipendono da me? Mi interesso per capire se uno ha una visione o un'allucinazione. Questo mi interessa. Ma per quanto riguarda il dinamismo appartiene a Dio, non a noi. Ma allora in che misura ciò che proviene dai mistici guida, per così Non dire? ce ne può interessare di meno se noi non vogliamo. Ah, Benedetto XIV, memoria, dice: prima di tutto, nessun cattolico è vincolato all'esperienza mistica altrui. Nessuno. Ogni esperienza mistica va giudicata sotto il profilo, udite, udite, razionale. Ogni esperienza mistica non aggiunge niente al deposito della fede, ma sottolinea questo o quell'aspetto. Terzo, non disprezzare le esperienze mistiche, anche se tu scegli di farne a meno. Più equilibrio di così. Per cui, quando si parla, oggi Medjugorje va per la maggiore, bisogna essere prudenti. Perché
perché ci sono alcune cose ottime in queste esperienze e ci sono altre cose che entrano nell'ambito della psichiatria. Quelle sono patologia, altre sono cose serie da prendere sul serio. Ti interessano, le prendi sul serio. Non ti interessano, vieni con me a Castelmonte, dove non ci sono né apparizioni né messaggi. C'è la preghiera a Maria. La sensibilità delle persone va rispettata. Per cui quelle persone che dicono Don Renato, vado a Medjugorje, e vai. Se vai per pregare, per confessarti, l'Eucaristia, meditare, vai. Se quella zona, quel luogo, quell'insieme di persone ti aiuta in questo, pellegrinaggio lo fai. Lei dice, mi viene l'ansia. Ma perché? San Pietro, l'unica visione che ha avuto è del Cristo risorto. Mica gli è capitata la Madonna addolorata, I cristiani della fine del primo secolo non avevano visioni. Ed erano cristiani come noi. Scusa, Renato, ma tu hai detto c'è bisogno. C'è bisogno. Dei libristi e... Ma certo. In che senso è bisogno? Bisogno nel senso che l'esperienza di ciascuno di noi modula l'intelligenza delle cose. La mia esperienza personale orienta il mio modo di conoscere. Io vengo dall'ateismo. Prima di essere credente, e ringrazio Dio di esserlo, io ero ateo. E quindi tutto il mio sapere è condizionato da questa esperienza. Quando discuto a livello di ricerca esegetica con i miei colleghi, loro dicono che io sono troppo severo. Dico, ragazzi, io parto da un principio, non credo a niente a meno che non mi si dimostri il contrario. Mentre voi, dico, partite da un altro principio, credo a tutto, a meno che non si dimostri il contrario. Dico, abbiamo due impostazioni mentali diverse nell'adoperare la nostra intelligenza. Questa frase di Gesù. Dico, perché? Ma dai, è evidente, evidente un corno, dico, me lo deve dimostrare. Perché io parto da quel principio. Loro invece partono dall'altro. Questo mi condiziona nel leggere il testo, ecco perché io sono molto severo. La mamma di famiglia nel testo coglie delle cose che io non coglierò mai. Primo perché non sono donna. E poi perché non ho quell'esperienza esistenziale che è tipico del mondo femminile in rapporto al bambino piccolo. E quindi certe sfumature del testo io non le colgo, anche se mi metto ad ascoltarla, dopo le capisco. Ma in prima battuta non le colgo. Un uomo che fa, che so io, il batiferro, coglierà nel testo cose che io non colgo, ma che la sua esperienza lo porta con facilità a cogliere. Diventa una ricchezza ulteriore. Per cui ti accorgi che la parola di Dio non è esaurita dalla mia conoscenza che io vi trasmetto. Perché esistono anche delle sfumature che certamente non modificano l'interpretazione che io do, ma la completano, la arricchiscono. E allora diventa importante la lettura femminista del testo. Non chiedetemi di farvela. Io vi farò la lettura maschilista del testo, se volete.
C'è la lettura psicanalitica del testo, c'è la lettura materialista del testo, c'è la lettura sociologica del testo. Sono tutti arricchimenti. Non intaccano l'interpretazione fondamentale, ma la completano. E allora anche il mistico ha il suo ruolo, perché il mistico dentro a questo testo vede delle cose che nessuno, né io né voi, riusciamo a vedere di primo acchito. Poi quando il mistico ce la spiega, diciamo sì, è vero, oppure diciamo no, è una monata. Mi spiego? Ma noi dobbiamo avere l'umiltà di sapere che non sappiamo tutto. Per questo a me tremano le vene ai polsi quando io sento dire, secondo me, wow. Tu di, io leggo così per questi motivi, mi dai i motivi, il secondo me non è un motivo. Angosciata? Ci ho fatto il callo. E allora? Se non ha fatto il callo, dov'è il problema? Poi tenete presente che il nostro animo non è uguale all'animo che avevamo quando avevamo 20 anni, 30 anni. L'esperienza ci cambia. E quindi essere matematicamente sicuri che quell'esperienza non ci serve è un po' presunzione. Dire, per il momento non mi serve, va benissimo. Ma dire che non mi servirà mai, chi lo sa? Chi lo sa? Io sono sempre del parere che di assoluto è solo il Padre Eterno. Neanche l'infinità dei numeri è assoluta, perché basta mettere più uno. Bene, se noi avessimo con pazienza la capacità di acquisire questa mentalità, che poi è la mentalità paolina del capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, ognuno di noi ha un carisma. Il piede non può dire all'orecchio di te non ho bisogno. Per il momento non hai bisogno, va benissimo, ma non puoi escludere a priori che non ne avrai mai bisogno. I mistici esistono nella Chiesa, sì. Prime informazioni sicure che noi abbiamo dei mistici sono della fine del terzo secolo. Ci sono documentazioni, venite con me in Vaticano e trovate delle istanterie piene di fandoni di questi fenomeni, veri e falsi. La mistica fa parte della vita della Chiesa. Vuoi prenderla sul serio? Puoi prenderla sul serio. Non vuoi prenderla sul serio? Va benissimo. Perché la fede si fonda sulla rivelazione essenziale data da Gesù Cristo. Punto. Chiuso. Qualunque esperienza mistica viene giudicata con il criterio della rivelazione di Gesù. Se sta dentro, bene, se sta fuori, male. Si vede che voi non avete letto i fioretti di San Francesco. Proprio no. Qualcuno si scandalizzerà, ma vi dirò che non mi interessa. Allora c'era un novizio il quale aveva una vita ascetica molto severa e ogni tanto gli appariva Gesù crocifisso e gli diceva: tu andrai all'inferno. E lui moltiplicava la sua ascesa e quell'altro: tu andrai all'inferno.
Disperato, sto povero novizio va da padre Francesco e gli spiega le cose. E Francesco si mette a ridere e dice: senti, tanto mangia un po' di più. E poi quando ti appare quello lì, gli dici: o vai via o ti cacco in bocca. Perché quello, dice, è il demonio. Leggetelo, vi fa bene. Fiorente di San Francesco. C'è proprio quella parola che ho adoperato io. La mistica è una cosa delicatissima. Non si può entrare con i scarponi a studiare la mistica. Bisogna avere sommo rispetto, però tenendo presente anche la somma libertà che ho io di accettare o rifiutare. È chiaro il discorso? Per tutti? Si potrebbe tradurlo che c'è bisogno dell'esegesi e dell'esperienza. Sì, va bene, sì, benissimo, sì. Chi ha studiato bene questo problema è un linguista francese, pensate, Merleau-Ponty, il quale dice: quando noi leggiamo un testo, noi siamo così stupidi da pensare di essere puliti mentalmente quando leggiamo un testo. Mentre invece quando leggiamo un testo lo leggiamo con tutta la carica delle spine che abbiamo dentro, delle delusioni, delle gioie, dei trionfi. Tutto quanto è lì e tutto quanto legge il testo. Per cui se noi mettiamo tre persone a leggere lo stesso testo e poi chiediamo il riassunto, sono tre riassunti diversi. E non è che loro stiano tradendo il testo. È che il testo contiene tutte e tre le cose che vengono dette da queste persone. Ma una persona coglie l'aspetto A, l'altra l'aspetto B, il terzo l'aspetto C. Il testo contiene tutte e tre però queste cose. Il biblista cosa fa? Vi dà l'asse, perché il biblista parte dal concetto: che cosa ha inteso dire l'autore o gli autori? Perché un testo può essere, diciamo così, riletto e glossato successivamente. Quindi un testo stratificato. Allora il biblista dice: guardate, questo brano è, che so io, del VII secolo avanti Cristo, questo invece del IV avanti Cristo. Li hanno messi insieme, insieme hanno questo significato, ma singolarmente hanno A e B. Ma questo è ciò che ha inteso dire l'autore. Quando io leggo un testo con questa precomprensione, riesco a far dire al testo tutto? No. Perché? Perché quando voi scrivete e io scrivo, non c'è solo il lato cosciente che si esprime, ma c'è anche l'inconscio che si esprime. E l'inconscio non cade sotto l'intenzione dell'autore, perché l'inconscio gli scivola via, gli esce fuori senza accorgersi. E allora, voi sapete che noi siamo gente da bruciare, abbiamo inventato un metodo per scoprire l'inconscio, che è l'analisi strutturalistico-semiotica. E si riesce. Si parte dalla struttura di superficie, si passa agli assi semantici, dagli assi semantici si vede qual è il genotesto, e poi si fa l'analisi della struttura profonda con il rettangolo di Cremat. E tu alla fine hai distillato
del messaggio che l'autore non era consapevole di dare, però lo ha dato perché è dentro il testo. E quindi, se tu parti dal principio, cosa inteso dire l'autore, segui una strada. Se tu dici, prescindiamo dall'autore, vediamo il testo in sé e cosa dice, viene fuori un'altra strada. La sensibilità personale è il terzo, il quarto, il quinto, il sesto occhio che legge il testo. Se voi fate l'analisi dei discorsi di Benedetto XVI e di Bergoglio, in Benedetto XVI la parola tenerezza non viene mai fuori. Nei testi di Bergoglio sì. Questo è un piccolo pertugio attraverso il quale voi entrate e capite qual è la mentalità dell'autore. L'altro è affascinato dalla verità. Questo è affascinato dal rapporto interpersonale. Sono due modi diversi, ma li capite attraverso le parole, non attraverso le invenzioni personali. Dovete esaminare i testi. Ora, in Bergoglio, senz'altro, ci sono altri elementi che io non so cogliere, magari voi donne che sapete cogliere molto più velocemente di me. Per questo motivo abbiamo bisogno di tutti, perché la parola di Dio è preziosissima e non possiamo perdere neanche una briciola. Come quando cade una particola per terra, noi dobbiamo occhieggiare subito se ci sono frammenti, se non ci sono frammenti non è successo niente. Ma se ci sono frammenti li dobbiamo cogliere, raccogliere. Ora, quando si fa l'esegesi di un testo biblico, noi abbiamo, per così dire, la particola, ma qualche frammento può sfuggirci, mentre a qualcuno gli sfugge la particola, ma il frammento lo sa cogliere. Capite perché c'è bisogno di tutti? E l'interpretazione privata non funziona. Sono stato chiaro? Se avete dei dubbi, o me li dite, o vi boccio. Bene. La seconda parte del testo, noi ormai abbiamo poco tempo anche perché dobbiamo decidere cosa fare il prossimo anno. La seconda parte del testo tocca il grosso problema del concetto di tempo. Visto, stando seduti sulla terra, e allora abbiamo una cronologia cosiddetta successiva. Stando seduti nell'eternità, abbiamo una cosiddetta cronologia contemporanea, cioè la mancanza di tempo. Noi abbiamo ieri, oggi, domani. Se stiamo seduti nell'eternità e concepiamo il tempo, ieri, oggi, domani sono adesso. Noi possiamo fare uno sforzo logico, non avendo esperienza, non possiamo dire tutto. E lo sforzo logico è capire che nell'eternità c'è tutto, come nel tempo, molto di più, ma tutto contemporaneamente. Possiamo solo pensarlo logicamente, ma capirlo no, perché noi siamo strutturati dal tempo e dallo spazio. C'è niente da fare. E questi due sono condizionamenti essenziali per poter vivere nella storia. L'autore si trova imbranato a spiegare queste cose, come me, come tutti. E allora dice: un solo giorno come mille anni.
Questo è il cosiddetto tempo relativo. In un piccolo spazio ho un grande spazio. Io lo spiego sempre dicendo, immaginatevi che il sedile improvvisamente scotti a 5.000 gradi e siete costretti a star lì seduti 3 secondi. Cosa sono 3 secondi? Niente, sì, provate però. Quanto lunghi sono quei 3 secondi quando il sedile scotta? Ma se qui al posto mio ci fosse un avvenente attore per le donne, o un'avvenente attrice per noi, stare la giornata intera non ci costa niente. Alla fine diciamo, già finito, 1000 anni con un solo giorno. Noi possiamo avere l'esperienza del tempo percepito come piccolo, ma oggettivamente un tempo grande. E possiamo avere l'esperienza contraria. Noi possiamo avere un tempo percepito come grande, ma oggettivamente è piccolo. Bene. Detto questo, quello che a noi interessa di più è questa frase. Egli invece è magnanimo con noi perché non vuole che qualcuno si perda. Questo è il discorso. Però nel caso concreto, cioè in questa frase, guardate che verbo viene messo. Bulomai, questo è un participio, ha la forma medio passiva ma è un attivo perché il verbo è deponente. Bulomenos. Il verbo bulomai indica la volontà alla quale ci si può opporre. Quindi Dio non viola la tua libertà, ma fa di tutto perché tu non ti perda. Chiunque, non tu, anche il musulmano, il buddista, l'ateo, chiunque. Perché questo aggettivo indefinito va completato con questo aggettivo indefinito. E pas pas a pas vuol dire tutto e niente escluso. Abbiamo visto che la traduzione del pentirsi non è esatta, perché la metanoia è la conversione, cioè il cambiamento di testa. Ma quello che a noi interessa è capire il concetto di fondo. Fare queste precisazioni sono utili, ma il concetto di fondo viene da Ezechiele, cioè viene da un profeta del VI secolo, avanti Cristo. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto ho piacere che desista dalla sua condotta e viva? Siamo, ripeto, nel VI secolo avanti Cristo. Questa idea che è minoritaria nella teologia biblica si è fatta progressivamente strada. Gesù è quello che l'ha portata al massimo della sua espressione, perché se voi leggete e ricordate il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, Gesù dice con chiarezza che il Padre gli ha dato un compito di non perdere niente di ciò che gli è stato dato. E prima dice: chi viene a me mi viene dato dal Padre. Allora è chiaro che questa espressione, mio compito è non perdere niente di ciò che mi è stato dato, indica le persone. Nella prima Timoteo, quindi pseudo paolina,
dice Dio vuole che tutti gli uomini siano santi. Questo vuole, però, non è espresso col verbo bulomai, è espresso col verbo zelo. La differenza dov'è? Bulomai è una volontà alla quale ti puoi opporre. Zelo è una volontà alla quale non ti puoi opporre. Paolo è molto, la sua scuola teologica è molto più robusta, dunque Dio non ammette eccezioni. Vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza, ma guarda, non alla visione mistica, ma giungano alla conoscenza della verità. Conoscenza, gnosis. Li gnosco, l'abbiamo visto. Mentre invece la seconda lettera di Pietro è più morbida, perché dice Dio non vuole che alcuno si perda, ma è puro mai. Sono due volontà declinate in due modi diversi. Però il concetto di fondo è che la volontà di Dio è che tutti si salvino, appunto. Questa fine del mondo, beh, è un grande petardo che scoppia, però questo concetto è stato preso dallo stoicismo. Se noi leggiamo i vari frammenti stoici, troviamo questa visione della fine del mondo che poi è stata... Qui il grosso problema è se gli apocalittici l'hanno assunta dallo stoicismo o gli stoici l'hanno assunta dalla letteratura apocalittica. Boh. Però troviamo sia nelle apocalissi vetero-testamentarie, anche non ispirate, e nelle apocalissi neotestamentarie, anche non ispirate, troviamo lo stesso concetto che troviamo in questo movimento filosofico. Ultimo, e poi facciamo basta perché dobbiamo un momentino pensare al programma, la terza parte del terzo capitolo riguarda il fatto che questa fine del mondo viene procrastinata. Gesù stesso, insomma, lo dice. E il nostro autore dice, guardate che questa è solo magnanimità di Dio, perché vi dà il tempo per convertirvi. Perché se vi manda al fine del mondo in questo momento, più di qualcuno di voi avrebbe ancora dei conti aperti con Dio. Mentre invece, avendo del tempo, c'è la possibilità di cambiare testa, convertirsi in funzo d'altro. La cosa che noi interessa però è che in questo contesto il nostro autore fa capire una cosa elementare. Dice, c'è qualcuno che legge bene il testo biblico, lo capisce e va tranquillo. Quindi capisce quello che io dico. C'è qualcuno che legge male il testo e non capisce quello che io dico, però quelli che capiscono male il testo tengano presente che corrono un grosso pericolo, perché vanno a finire nella apoleia, perdizione eterna. Perché quando tu capisci fischi per fiaschi, fai i fischi, non i fiaschi, ma è quello che Dio non ti aveva chiesto. Qui il grosso problema è capire chi sono queste persone che travisano la scrittura. Le parole sono piuttosto pesanti. Amaseis, sofoi sapienti, asofoi insipienti. No, non c'è quella parola lì. Manzano, imparare. Sono quelli che non vogliono imparare. Amaseis. Di per sé non è l'ignorante perché è povero, non si arriva, ma è quello che non vuole imparare. Qui dentro non ce n'è neanche uno. Chiaro? O di freddi, ma non è qui dentro. Asterictoi. L'asterictos
è quello che ha dei punti di domanda sulla fede e non intende risolverli. Chi ha dei punti di domanda sulla fede dice: ok, mi informo, ci prego sopra, ci rifletto, chiedo chiarimenti a chi eventualmente me li può dare. Questo non è un asterictos, perché è nell'incertezza, ma non ci vuole rimanere. Mentre ci sono altri che dicono: mi va bene l'incertezza perché mi diventa giustificazione per dire che tutto è relativo. È da 3 giorni che non mangi, c'è una bella fiorentina, un bel bicchierozzo da 0,5 litro di Sangiovese. Però vieni a sapere che una di queste fiorentine ha la strichinina dentro. Che fai? Beh, Sangiovese. Ma sulla bistecca ti informi, perché non puoi mangiare nell'incertezza. L'incertezza consapevolmente perseguita diventa distruttiva per la persona a tutti i livelli. Noi abbiamo bisogno di raggiungere, per quanto è umanamente possibile, delle risposte ai nostri punti di domanda. Ci sono poi dei punti di domanda che restano tali, ma di norma nessun punto di domanda risolvibile deve restare il punto di domanda. Questo è il concetto per capire ciò che l'autore sta dicendo. Bene, allora questi due tipi di persone è un grosso guaio quando prendono in mano il testo biblico. Tutto lì. Fine della trasmissione. Perché la conclusione è crescere nella grazia e nella conoscenza. Crescere nella conoscenza è facile, perché si sa cosa vuol dire. Ma crescere nella grazia è in carità. Io so che qualche volta posso sembrare stucchevole, perché ripeto sempre quella: guardate la vostra vita. Nella vostra vita ci sono degli episodi particolari in cui siete stati graziati. Pensateci. Grazia non vuol dire solo l'angioletto che viene giù a darti il bacio in fronte. Grazia significa tante cose. Significa superare un momento difficile, significa avere in mano una serie di avvenimenti che tu non hai programmato, ma che sono un bacio in fronte per te, perché ti tirano fuori da certe situazioni. Grazia significa incontrare certe persone, grazia significa fare certe letture, grazia significa vivere certi sentimenti, grazia significa tutto ciò che ti arriva gratis. Cresce nella grazia significa accorgersi. E qui chiudiamo con un bel amen la nostra lettura.